Soulbound, gente, il gioco che è stato dato su PlayStation Plus questo mese, adesso volevo andare a fare una prova e iniziare una nuova partita. Allora, chiaramente io lo sto provando con il PlayStation col VR. È partito bene, direi. Non è partito, ma è da poco che ho il PlayStation VR e ogni volta che lo uso, anche se ci ho fatto già un po' di partite, è sempre sorprendente. Ok, allora, iniziamo con nuova partita. Wow. Levetta destra per controllare la visuale. Ok, allora, facendo così mi avvicino, facendo così mi allontano. Penso di essere dentro l'erba. Ok, mi sposto a destro, a destra e ruoto attorno alla visuale. Ok. Ora la sto muovendo. Che è successo? Wow. Ragazzi, wow. Ok, proviamo a controllare la visuale, vediamo se riesco. Ok, ho provato alcuni giochi in VR, ma questo è il primo in terza persona. Ehi, non ti buttare giù. Sto provando se c'era un po' di tasti a caso.
balla. Ok, proviamo a vedere se riesco ad andare da qualche parte. Interessante come... Che succede? È interessante come hanno impostato la telecamera col VR. È veramente interessante perché io posso guardarmi intorno ed è un gioco in terza persona a tutti gli effetti. Un po' come se facessero, non so, un God of War in VR. Sarebbe fantastico. Wow. E c'è anche da dire che stilisticamente questo gioco ha da dire la sua. Sia a livello di luci che ambientazione, veramente particolare. Ora devo solo capire cosa devo fare, anche perché... Oh. È impressionante. Ok, cerchiamo di capire dove devo andare. Quello potrebbe essere un percorso. Wow. È veramente tanta roba. È tanta roba. Oddio, mi sta piacendo, non lo so. Però... C'è un'ombra. Però devo dire che come primo impatto ha da dire la sua questo gioco. Ok. Wow. Stilisticamente devo dire che è veramente una roba che... Ha carisma, stilisticamente, graficamente ha molto molto carisma. Andiamo a sistemare. Ok, la telecamera non è proprio immediato controllarla. Però non mi sembra malvagio, bisogna vedere magari nei momenti... più, diciamo, in movimento, magari un pochino più frenetici come effettivamente poi risulterà comodo o meno controllare la telecamera, gestirla. Dipende anche un po' dal gameplay che offrirà il gioco, io non ne ho la più pallida idea. Wow, andiamo avanti. Sembra veramente comunque di essere dei terzi presenti, ma sembra di essere veramente presenti dentro.
Io adesso non ho ancora avuto modo di vedere com'è il gioco. Ho giocato normalmente, ma questi insetti che passano. Questi insetti che passano mi passano di fianco ed è veramente spettacolare. Ha delle potenzialità sto gioco, sono curioso di andare avanti e vedere cosa offre. Wow, sembra molto semplice fare questa parte. Per il momento sembra molto L2 per Ok, allora penso che debba andare giù di là. Sì, quello lì è un percorso, chiaramente un percorso. Quello che voglio sapere è, ma ammazzo se mi butto giù. Ci sono le scale. Ok. Per il momento è semplicemente bello passeggiare e osservare anche perché visivamente lo sto trovando veramente originale. I colori, la musica. Dal punto di vista visivo e sonoro, secondo me ci siamo pienamente. Bisogna vedere se offre, che tipo di gameplay offre, però ha delle buonissime potenzialità. Ok, questo qua era l'altra parte dove non riuscivo a passare. Ok, procediamo. Di là non si passa. Ok.
Ok, chiaramente quelli erano tasti rossi e davano la possibilità, come hanno fatto vedere prima quando ci passavo sopra, erano tipo interruttori, quindi ho pensato di salire su e saltare da parete a parete per poter attivare le scale. Sono arrivato in cima alla torre, pare. Ok, allora di qua non si passa. Ok. Ok, mi sa che sono arrivato a un punto importante. Quello è grosso e cattivo, mi sembra. Allora, proviamo ad andare di qua. Ehi. Wow. Usa la levetta a sinistra per muoverti. Ma dov'è lei? No, impressionante.
Proseguiamo ancora un po'. Ehi. Oh cavoli. Sono morto. Ok, questo pavimento si restringe. Ok. Perfetto. Ok, allora quella porta è chiusa. Ok. Lì c'è il tizio incazzato nero. Sembra l'unica strada questa. Ok, Oh. No, ho sbagliato. Che scemo. È che la telecamera devi settarlo un attimo nella situazione giusta. Questo tra l'altro si restringe poi. No, in questo caso no. Quindi dovrei essere tranquillo. Ok. Wow. Bellissimo. Mi sa che devo salire, eh? Per forza, non ci sono altre. Colonna sonora. Ma dove devo andare?
Là dovrebbe essere da dove sono arrivato. Ok. Wow. Qua succede qualcosa, sicuro. Spettacolo. Non so se quelle cose sono pericolose o no, ma io le ho evitate per sicurezza. Qua c'è da salire in alto. Cavoli. Colonna sonora. Secondo me alti livelli. Ah, pure? Avrei potuto saltare così, come l'ombra. Ok.
Wow. Oh. Wow, cavoli. Il video è finito, gente, la prima parte è terminata. Sicuramente proseguirò il gioco perché non mi è dispiaciuto affatto. Molto semplice, poco da giocare, ma bello da vedere. Rivedendolo, lo so che potrei risultare ripetitivo, ma rivedendolo su schermo, questo gioco non rende completamente l'idea. Adesso farò altre partite, andrò a vedere se effettivamente come gioco vale da essere giocato anche in 2D o se è principalmente improntato come gioco per VR. Io un'idea me la sono già fatta, però prima di esprimerla voglio comunque continuare a fare altre partite e vedere com'è sto gioco, anche perché non penso che durerà tanto. E niente, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!